Allora, con questo simposio abbiamo voluto innanzitutto creare un evento AIAC regionale 2018, come normalmente accade ogni anno. Però questa volta lo spirito è un po' diverso. Abbiamo nella mission e nei valori di quella che è l'Associazione Nazionale, abbiamo voluto estendere l'evento a tutti i cardiologi e non solo agli aritmologi, ma prevalentemente abbiamo aperto, potenziato la presenza dei giovani. I giovani in realtà sono il nostro futuro, sono forieri di tecnologie avanzate e sono portatori di novità, pieni di voglia e passione per ciò che fanno, quindi dobbiamo puntare prevalentemente nei giovani, senza ovviamente preservando lo spazio di quelli che come me per tanti anni hanno servito la sanità pubblica, la cardiologia e i pazienti, quindi entrambi possono formare un connubio vincente. Il messaggio che voglio far passare comunque che in cardiologia c'è un'offerta, in Calabria c'è un'offerta cardiologica a 360 gradi. Riusciamo a gestire il paziente dall'aspetto clinico diagnostico fino alle moderne tecniche di genetica per lo studio delle nuove cardiopatie emergenti, quelle che provocano morte improvvisa. Riusciamo ad applicare in tutta la Calabria le moderne tecniche diagnostico-terapeutiche. Capisco la frammentazione delle possibilità, nel senso che la Calabria comunque, nonostante abbia un territorio piccolo, dal punto di vista orografico è frastagliato, quindi capisco la difficoltà sia dei colleghi sia dei pazienti ad essere informati su quello che facciamo, e questo evento ha la finalità proprio di ridurre le distanze, parlare tra di noi e capire quello che facciamo per alla fine ridurre l'annoso problema della migrazione sanitaria che tanto pesa non solo sulle casse regionali ma sulle nostre gratificazioni personali. L'AIEC in questo caso è promotore di tutto ciò e mi dà la possibilità di farlo. E inoltre, non solo l'AIAC, due parole devo spendere anche per le altre associazioni scientifiche tipo l'AMCO, con cui oramai abbiamo stretto un sodalizio di collaborazione, ma quello che voglio annunciare, spero questo sogno si possa essere attuabile in un prossimo futuro, è insieme alla collaborazione con i neurologi creare un ambulatorio di neurocardiologia. Per quale motivo? Non perché mancano le offerte. Il malato anziano con tante comorbilità non ha più bisogno di un internista, l'internista non è più capace di gestire questo malato complesso perché le tecnologie avanzano, le informazioni sono tante e non sono gestibili da una sola persona. Necessita un team multidisciplinare, cioè il malato complesso deve essere aggredito, risolto il problema attraverso un team multidisciplinare. E questa è la funzione dell'ambulatorio di neurocardiologia, per quel tipo di malati dove si associano le patologie neurologiche tipo ictus criptogenetico, ictus cardioembolico e cardiologica. Solo dalla collaborazione di entrambi può nascere la terapia ottimale e il trattamento ottimale per il paziente. Sì, oggi abbiamo parlato delle grandi innovazioni e delle novità in cardiologia, abbiamo parlato di TAVI e disturbi del ritmo cardiaco e questo è un argomento molto importante. Intanto oggi noi viviamo di più rispetto ai nostri genitori, viviamo 7 anni in più e questo è legato soprattutto alle grandi innovazioni della cardiologia. Quindi queste cose che stiamo dicendo oggi, che ci siamo detti, in realtà si traducono con un impatto, con un grande impatto per quanto riguarda le innovazioni. La TAVI, cioè la possibilità di impiantare una valvola per via percutanea senza l'utilizzo del bisturi, che è l'innovazione che noi abbiamo introdotto in Calabria una decina d'anni fa e che al campus di Germaneto si effettua direi in modo di routine, è un'innovazione che però ha un limite, cioè quello di dover mettere in alcuni pazienti in una bassa percentuale di casi un pacemaker. Oggi abbiamo discusso di quali sono i fattori predittivi di come possiamo evitare l'impianto di un pacemaker.
queste innovazioni, la TAVI e le altre grandi scoperte della cardiologia, oggi possono essere effettuate anche in Calabria. Quindi vorrei dare una buona notizia per chi ci ascolta: per la cardiologia non c'è bisogno di andare nei centri del nord, non c'è nessuna necessità, qui abbiamo delle strutture, delle risorse umane, delle competenze che permettono oggi di effettuare questa medicina cosiddetta high tech, direi in modo uguale o a volte anche migliore di molti centri del nord. Non vi è dubbio che l'aritmologia ha fatto passi da gigante in Calabria e quindi credo che c'è qualità, bisogna intensificare l'organizzazione perché è importante mettersi in rete tutti insieme per poter costruire un modello diciamo importante per fare in maniera tale che i nostri pazienti possano giovare dei trattamenti innovativi che oggi ci sono in aritmologia. È chiaro che la cardiologia tutta ha fatto passare giganti negli ultimi diciamo 10 anni, quindi partiamo dalla rete d'emergenza per l'infarto acuto, si parla anche di aritmologia oggi principalmente di aritmologia sull'ablazione transcatetere, sono processi innovativi che piano piano stanno raggiungendo significativi traguardi.